E beh, allora, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, benvenuti e grazie della disponibilità, perché sappiamo che i tempi e gli impegni degli insegnanti sono sempre molto, molto pressanti, quindi grazie per essere qui oggi. Io sono Fabrizio Piccarolo, sono il direttore della Fondazione Lombardia per l'Ambiente e come collegate, oggi ci sono per la fondazione la Silvia Macalli, Chiara Mazzei, Benedetta Cappellini, che è la direttrice dell'associazione Euresis che collabora con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente su tante attività e in particolare queste sull'educazione ambientale e Carolina Galli. Io dico solo due cose, giusto per dire perché siamo qua e perché la Fondazione Lombardia per l'Ambiente propone tutte le cose che vedremo dopo nell'incontro di oggi. La Fondazione Lombardia per l'Ambiente è un ente scientifico che fa ricerca, nasce nel 1986, quindi sono diversi decenni che svolgiamo la nostra attività. E da sempre c'è stata un'attenzione particolare al tema della cultura, quindi accanto all'attività scientifica, quindi progetti, studi sulle materie ambientali, abbiamo da sempre curato una parte che riguarda la cultura ambientale e in particolare l'educazione ambientale. Questo perché da una parte c'è un motivo proprio dire, statutario nostro, nel senso che la fondazione è nata, nasce, cioè, ha nel proprio statuto come scopo quello di alimentare, sviluppare una cultura, un'educazione alla sostenibilità, un'educazione ambientale. Dall'altro però c'è un motivo più concreto, più sostanziale, cioè che da sempre siamo convinti, ci siamo resi conto dell'importanza che ha l'educazione ambientale, la formazione e la conoscenza sulle tematiche ambientali proprio per determinare la cultura della sostenibilità alla cultura ambientale. E quindi abbiamo dedicato e dedichiamo ancora oggi una buona parte della nostra attività proprio per finalizzata a questo, finalizzata a creare strumenti, creare condizioni, progetti, attività, iniziative, in particolare con le scuole, proprio per educare le generazioni, dai più piccoli ai più grandi, ai più adulti, le generazioni ai temi della sostenibilità. Secondo un approccio che c'è caro, che c'è particolare, che è quello di partire innanzitutto dalla curiosità. La curiosità è quello che muove noi, che muove nella ricerca. Penso che ciascuno di noi, anzi voi, gli insegnanti, meglio di noi ricercatori, questo aspetto lo vivono quotidianamente, no? E quindi partire dalla curiosità per il reale. Noi siamo fortunati a parlare di ambiente perché l'ambiente è tutto quello che ci circonda, la natura è quello che ci circonda, e quindi il reale con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Quindi la conoscenza del reale, nella conoscenza del reale, quindi esprimiamo questa curiosità. E questo ci fa andare avanti nella ricerca, ci fa andare avanti nel nostro lavoro e ci fa curare in modo particolare questo aspetto educativo, questo aspetto di educazione all'ambiente, a tutto ciò che ci circonda, alla natura e quindi diciamo a questo termine di sostenibilità che oggi un po' caratterizza un po' tutti gli ambiti del sapere. E proprio per questo l'altro aspetto, come dire, di metodo che abbiamo presente, che teniamo presente nelle nostre proposte, è questo aspetto di integrazione, no? Cioè il fatto che i temi ambientali e i temi appunto che riguardano la natura e la sostenibilità possano essere integrati in tutti i settori, in tutte le materie, in tutte le discipline che
che una proposta educativa, una proposta didattica propone. Quindi in questa attività, diciamo che culturalmente è rivolto a tutti, le scuole hanno hanno per noi un ruolo privilegiato, nel senso che quasi tutte le iniziative che facciamo in qualche modo a diversi livelli coinvolgono le scuole. E quindi quest'anno, purtroppo devo dire in modo online, a distanza, abbiamo deciso di fare un momento che tradizionalmente facciamo prima del Covid abbiamo sempre fatto in presenza. Quest'anno comunque in modalità online abbiamo deciso comunque di fare un momento dedicato alle scuole per presentare tutte quelle che sono le nostre proposte appunto educative, didattiche e in generale culturali che proponiamo appunto alle scuole. Convinti che questo è un altro aspetto del nostro metodo di lavoro, convinti che non siamo da soli in questo, no? Cioè, quindi che le scuole sono una realtà, sono dei soggetti da cui non si può prescindere, con i quali è fondamentale lavorare proprio per creare questa proposta per far sì che questa proposta educativa sia la più efficace, la più completa e la più integrata possibile. L'altra cosa, un filino forse più tecnica, è che questi ultimi anni sono stati una clamorosa evidenza di questo che vi ho detto, cioè che comunque se si parla dal nostro punto di vista, no, di ricercatori, se si parla di raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, di miglioramento dell'ambiente, di miglioramento dei comportamenti, questa transizione ecologica, no, di cui si parla, questo grande percorso di cambiamento, deve iniziare innanzitutto da un'educazione ambientale, da una conoscenza innanzitutto e da un'educazione. E quindi a iniziare appunto dalle generazioni più piccole, dalle nuove generazioni, ma appunto fino a chi poi questa educazione deve farla, di chi è responsabile di questa educazione. E quindi soprattutto in questo momento, in questi ultimi anni, questo tema dell'educazione diventa per noi fondamentale. Ed è per questo appunto che poi, come vedremo, come brevemente presenteremo nella giornata di oggi, ci stiamo lavorando per poter appunto, come dire, offrire, proporre alle scuole o comunque al mondo educativo, al mondo dell'educazione, una molteplicità, una diversità di strumenti che possano un po' appunto coprire potenzialmente, almeno a livello di desiderio, tutti i campi del sapere, tutti i settori e tutte le possibilità e le opportunità appunto di educative e didattiche. Quindi questo è un po' il motivo che ci spinge appunto a lavorare anche oltre al settore della ricerca, anche nel settore dell'educazione e della didattica. Io vi ricordo che l'incontro è registrato, quindi poi lo metteremo a disposizione appunto sul nostro sito che vedremo, dedicato all'educazione ambientale, in modo che appunto possa essere un patrimonio a disposizione di tutti. E durante le presentazioni o anche alla fine, qualsiasi tipo di domanda, cioè, se avete qualsiasi tipo di domanda, potete farlo e noi cercheremo di rispondere. Vi chiedo la cortesia, ma ormai siamo tutti abituatissimi e espertissimi, di tenere chiusi i microfoni mentre il relatore parla, in modo che non venga disturbato, e direi di passare appunto adesso subito, senza perdere tempo, alle presentazioni e delle nostre attività. Io passo la parola a Silvia Macalli, che è
probabilmente che è la referente del settore educazione ambientale della Fondazione Abbattiva per l'Ambiente e che avete sentito probabilmente in occasione appunto dell'invito a questo incontro. Quindi Silvia, a te la parola e iniziamo a entrare nel merito delle questioni. Grazie. Grazie, intanto buongiorno a tutti. Appunto, io sono Silvia Macalli, mi occupo del settore educazione ambientale e anche di tutto ciò che riguarda il mondo della scuola. Per cui, per qualsiasi cosa, voi dovete segnarvi il mio nome e chiamarmi quando volete, per qualsiasi motivo. Allora, le mie colleghe Chiara e Benedetta entreranno più nel merito, della proposta didattica. Io volevo adesso, innanzitutto, farvi un po' un quadro generale rispetto a alcune attività che sono importanti per noi, ma che sono importanti anche per voi insegnanti. Allora, come ha detto il direttore, noi lavoriamo da sempre nel mondo cioè con le scuole, con e per le scuole, e per questo abbiamo un accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, con cui collaboriamo da molti anni. E lavoriamo anche in collaborazione con le direzioni generali della Regione Lombardia. Nello specifico io lavoro con la Direzione Generale Ambiente e Clima, con cui abbiamo un accordo sull'educazione ambientale. E da 4 anni a questa parte abbiamo iniziato a fare una ricerca, voluta proprio dall'assessore, per conoscere tutte quelle realtà che a vario titolo fanno educazione ambientale, imprese, pubblica amministrazione, enti del terzo settore e scuole. Perché? Perché ci siamo accorti che la Regione Lombardia è piena di soggetti che fanno educazione ambientale fatta molto bene e c'è il desiderio di mettere un po' a sistema, no? Di creare una rete sull'educazione ambientale. Questa indagine ha portato appunto alla scoperta di realtà veramente meritevoli e molto numerose. Abbiamo voluto, sempre in accordo con la Regione Lombardia, supportarle in 3 modi differenti. E sono il primo fornendo un supporto per quello che siamo riusciti a fare economico, facendo un bando. Abbiamo fatto un bando di proposte di educazione ambientale alla sostenibilità, che è uscito la prima edizione l'anno scorso, il mese di ottobre, e entro giugno uscirà la seconda edizione. È un bando aperto anche alle scuole, per cui noi vi manderemo, uscirà la comunicazione su bandi online, ma noi, se voi siete d'accordo, visto che abbiamo le vostre mail, vi manderemo la comunicazione direttamente in modo tale che voi possiate partecipare. Si può partecipare con progetti appunto di educazione ambientale, di educazione alla sostenibilità. È un modo di, cioè non è una, non è molto, cioè, non è complicato partecipare, ecco, perché so che molti insegnanti rinunciano a partecipare ai bandi perché sono troppo complessi. Questo no. L'anno scorso hanno partecipato 53 soggetti e quindi direi che insomma è stato un successo. Ci aspettiamo che quest'anno possano partecipare ancora più realtà. Secondo supporto a queste realtà che fanno educazione ambientale, tra cui le scuole, è di dare visibilità a questi soggetti. Come abbiamo creato un portale di educazione ambientale. Questo portale, scusatemi, vi faccio vedere intanto. Aspettate. Ecco, allora, questo qui è il portale di educazione ambientale che è ospitato all'interno del portale dello sviluppo sostenibile di Regione Lombardia. Come vedete, vedete bene? Si vede Sì, si vede, si vede. bene? Vedete, sulla Sì. destra c'è una sezione educazione ambientale, cliccando si aprono a tendina, si apre questo sito. La cosa bella di questo portale è che, come vedete, eventi e progettualità. Tutti possono dare visibilità ai propri progetti di educazione ambientale e che vengono, ovviamente, c'è un form da compilare. Devono essere validati, ovviamente, perché bisogna vedere se sono consoni, insomma, comunque è un portale di Regione Lombardia, per cui devono essere, cioè comunque
fino adesso tutti quelli che abbiamo caricato, che hanno proposto, sono stati sempre tutti dei bellissimi progetti. Quindi questo portale è sia per chi vuole proporre una progettualità e sia per chi ha bisogno magari di un progetto, che ne so, sull'acqua, entra nelle progettualità, vede che c'è, che so, l'associazione Proteus sul lago di Como che fa l'educazione, un progetto sull'acqua, e si possono mettere in contatto. Sempre per creare questa rete, per mettere in contatto domande e offerta, abbiamo fatto e faremo anche a ottobre la fiera di educazione alla sostenibilità ambientale, proprio con questo scopo. Abbiamo allestito la piazza con stand di soggetti che fanno educazione ambientale e abbiamo invitato tutti quelli che sia che fanno educazione ambientale, ma sia che ne hanno bisogno, no? Quindi che ne fruiscono. Ed è stata un'occasione di incontro, no? Per cui si sono create collaborazioni, ci sono stati enti che poi, appunto, essendosi incontrati, hanno fatto progetti insieme. Insomma, è stata una grande occasione. Era la prima edizione, ora la stiamo migliorando e la proponiamo, sappiamo già la data, il prossimo 18 di ottobre. Quest'anno vogliamo coinvolgere ancora di più le scuole. Avremo una mostra sui biomateriali che su prenotazione può accoglierà le classi che le prenoteranno, tutto gratuito, e quindi insomma è un'occasione da non perdere. Qui in questo quadrettino piccolino è il nostro ambiente virtuale. Noi abbiamo, e anche questa parte qua sotto, noi abbiamo, siccome appunto abbiamo fatto a causa, un po' costretti dal lockdown, perché non volevamo fermarci, abbiamo tutte le proposte che noi abbiamo sempre fatto in presenza per un anno e mezzo, abbiamo proposte in versione digitale, no? E abbiamo creato un ambiente virtuale a 360 accessibile, in cui insomma abbiamo riprodotto la fiera dell'educazione ambientale in questo ambiente 360. Appunto, essendo digitale, abbiamo potuto arricchirlo di contenuti e di video, di proposte, di approfondimenti, per cui è stato veramente molto interessante. Quindi queste sono i tre modi in cui abbiamo deciso, insomma, sempre con Regione Lombardia, abbiamo voluto dare supporto a tutte queste realtà che fanno educazione ambientale. Per le scuole, sempre nell'ambito dell'accordo con Regione, abbiamo anche fatto questi tre bellissimi libretti dedicati alle scuole primarie, uno sulle energie rinnovabili, quello in mezzo Così diversi, così vicini, sulla biodiversità, e Il mondo è una ruota sull'economia circolare. Li abbiamo distribuiti gratuitamente alle scuole appoggiandoci alle sedi territoriali provinciali dell'ufficio scolastico. Allora, sono tutti scaricabili gratuitamente dal nostro sito. L'ho messo qua sotto, flanet.org, nell'area pubblicazioni. Comunque il consiglio che io do sempre è quello di, questo è il sito istituzionale Flanet, voi dovete entrare nel sito e guardarlo, cioè va un po' scoperto, no, il nostro sito, perché noi facciamo tantissimi progetti e quindi adesso non possiamo descriverveli tutti, però sono veramente molto interessanti. Noi facciamo anche progetti europei e abbiamo anche la possibilità di supportare le scuole che magari vogliono fare, magari affacciarsi al mondo di progetti molto, molto grandi, importanti, ma magari non ne hanno le forze, per cui voi contattateci sempre, perché noi abbiamo le forze per farlo, per cui noi siamo assolutamente a disposizione. Vi rifaccio, sì, adesso vi metto dentro il link nella chat. Io direi che adesso possiamo. Scusa, Silvia, una cosa sul bando che non ho colto, però il bando di quest'anno uscirà a maggio, starà fuori maggio-giugno, e poi appunto i risultati verranno valutati e i risultati verranno dati a settembre, no? La tempistica è questa. E poi, esatto, la premiazione sarà durante la fiera di educazione ambientale il 18 di ottobre, per cui
Sono tutte date da segnare adesso sul vostro calendario. Poi noi però in queste, nel tempo, cioè adesso andando avanti, vi manderemo tutti gli avvisi uno per volta, perché adesso vi riempiamo un po' la testa con tutte queste notizie. Ovviamente poi una per una ve la mandiamo. Ve la daremo. Esatto. Quindi adesso io passerei la parola a Chiara Mazzei, che vi presenta la proposta didattica dei FLABS. Magari qualcuno negli anni insomma ci ha già conosciuto, perché alcuni sono già venuti da noi nei nostri laboratori in presenza a Seveso, e quindi adesso lei entrerà più nel merito e dopo riprendo la parola e vi presento invece Benedetta. Buon pomeriggio a tutti, io sono appunto Chiara Mazzei e magari qualcuno di voi l'ho incontrato presso i laboratori FLABS alla struttura di Seveso, dove appunto eravamo abituati ad accogliere scuole di ogni ordine e grado che venivano in visita didattica ai nostri laboratori scientifici. Ecco, purtroppo appunto, come già è stato detto più volte, l'emergenza ci ha costretto a modificare quella che era stata fino a quel momento la nostra proposta. Ma diciamo che abbiamo appunto in questi anni di attività, gli laboratori sono attivi dal 2014 e in questi anni abbiamo incontrato davvero tanti insegnanti e tanti studenti e si è creato un rapporto con appunto gli insegnanti soprattutto che desideravamo continuare a coltivare anche se in maniera differente vista la distanza imposta, ecco. Perciò proprio nel momento della pandemia gli insegnanti continuavano comunque a richiedere il nostro supporto per poter trattare alcuni temi che magari normalmente venivano trattati nei nostri laboratori in presenza. E perciò noi abbiamo desiderato continuare a fornire il nostro supporto per quello che sono le conoscenze di Fondazione Lombardia per l'Ambiente attraverso materiale, attraverso schede didattiche, attraverso video didattici, proposte, finché a un certo punto ci siamo resi conto che la quantità di materiale che in possesso, insomma, che potevamo mettere a disposizione degli insegnanti di ogni ordine e grado, appunto, era davvero di notevole dimensione. Perciò abbiamo deciso di rivedere l'organizzazione innanzitutto del sito dove noi abitualmente mettevamo i contenuti di questi FLABS, come li abbiamo sempre chiamati, e abbiamo deciso di proporre un nuovo sito con una veste completamente nuova, che si vuole proporre come un vero e proprio portale, di cui vedete il link in chat, dove è possibile scaricare i contenuti che sono in continuazione aggiornati. Allora, io per rendere più comprensibile appunto quello di cui stiamo parlando, condivido con voi quello che è questo nuovo sito, appunto, che chiedo conferma che si veda correttamente, ma credo di sì, sì, ok, che appunto mantiene il nome del sito FLAB con la scritta fare, provare, capire, perché questo è proprio il motivo per cui noi continuiamo a rivolgerci alle scuole per portare questi tipologie di contenuti che avete sentito finora in una modalità interattiva innanzitutto, coinvolgente e che possa anche essere divertente. Perciò questo è l'approccio comune a tutti gli argomenti che troverete in questo sito. È il sito che FLA dedica alla scuola. Prima avete visto un link differente che era il sito www.flanet.org, mentre a questo sito www.flabs.it trovate tutto ciò che è il lavoro di FLA rivolto alle scuole. Allora, com'è strutturato questo sito? Innanzitutto nella home page voi trovate quelle che sono le proposte per le scuole. Innanzitutto nel primo box che noi abbiamo chiamato Imparare con noi, da questo link è possibile accedere
come faccio io in questo momento, alle proposte scaricabili gratuitamente da voi insegnanti, dai visitatori del sito, che sono proposte che riguardano essenzialmente due macro aree tematiche. Come vedete qui, potete trovare temi di fisica sugli argomenti onde, suono, luce e universo, e poi vi spiegherò il perché proprio questi temi, e temi di educazione ambientale, diciamo raggruppati nelle categorie che possono riguardare gli argomenti come aria, acqua, suolo, clima, energia, rifiuti, biodiversità e sostenibilità, che sono le aree di ricerca di Fondazione Lombardia per l'Ambiente. Come effettuare la ricerca all'interno di questo, appunto, di questo portale? Possiamo cercare per parola, possiamo cercare per area tematica, come per esempio nell'ambito dell'educazione ambientale. Voglio cercare tutti i contenuti che riguardano l'acqua, rivolti appunto, ripeto, al mondo della scuola. I contenuti sono suddivisi per tipologia di contenuto, quindi potremo trovare delle schede didattiche in PDF, dei PowerPoint, delle pubblicazioni come quelli che Silvia ci ha fatto vedere prima, i libretti che ha mostrato prima, oppure dei video didattici. Possiamo selezionare il target perché tutte le proposte sono sempre calibrate in base al livello di scolarità, quindi possiamo avere proposte per la primaria, proposte per la secondaria e modalità di fruizione se sono in come dire, sincrone o asincrone, se sono contenuti che possiamo scaricare quando vogliamo o se sono contenuti che hanno una determinata data in cui bisogna per poter partecipare, ecco. Cercando questi contenuti in base alle categorie che abbiamo selezionato, ci verrà fornito tutto ciò che è il materiale a disposizione per quel determinato tema di cui vogliamo trattare. Perciò l'insegnante potrà scegliere qual è la modalità, il tema, l'approfondimento migliore che vuole utilizzare, che può utilizzare tranquillamente nel proprio lavoro in classe. Ecco, questo a titolo esemplificativo per dirvi proprio che è difficile dire quali sono i contenuti, perché sono talmente tanti che però in base alle vostre esigenze li potete trovare organizzati come vi ho raccontato finora. Come mai ci sono i contenuti di fisica legati al tema di onde, suono, luce, universo? Perché i laboratori didattici in cui normalmente eravamo abituati ad ospitarvi sono laboratori didattici legati al tema, ai temi della fisica, appunto delle onde, della luce, del suono e il tema dell'universo. Non potendovi portare, diciamo, fisicamente in visita ai nostri laboratori FLAVS, vi mostro attraverso questo tour virtuale quali sono i luoghi in cui noi siamo abituati ad accogliervi e che vi annuncio che ricominceranno ad accogliere le scuole a partire dal mese di ottobre del prossimo anno scolastico. Ecco, qui ci troviamo, qualcuno di voi lo conosce, qualcuno invece è la prima volta che lo visita, anche se virtualmente, nell'auditorium della nostra struttura a Seveso, un auditorium dove di solito appunto accoglievamo le scuole, in questa sede che peraltro, giusto a titolo informativo, si trova molto vicino alla stazione di Seveso, quindi facilmente raggiungibile anche coi mezzi pubblici. Ecco, da qui ci si divide normalmente durante le visite didattiche nei nostri quattro laboratori. Il primo è il laboratorio delle onde, qui ci troviamo virtualmente in questo laboratorio dove vediamo alcuni strumenti, qui vediamo degli ondoscopi, una grande chitarra, un modello di microonde, un monitor che ci aiuta nel trattare gli argomenti appunto in questo laboratorio, altri strumenti che permettono di apprendere che cosa sono queste onde, di apprendere innanzitutto facendone esperienza, perché il metodo che proponiamo è proprio quello di partire dall'osservazione, osservazione di cosa? Osservazione di come si comportano gli strumenti che abbiamo in laboratorio, per poter arrivare a comprendere la teoria, in questo caso per comprendere ciò che caratterizza onde di diverso tipo,
onde meccaniche, onde elettromagnetiche, onde sonore, come per esempio in musica spesso abbiamo a che fare con le note e magari non sappiamo che siano onde. Ecco, tutti questi temi vengono affrontati all'interno di questo laboratorio. Chiaramente voi insegnanti collegati siete alcuni insegnanti della scuola primaria, alcuni insegnanti della secondaria di primo grado, di secondo grado. Ecco, questi laboratori sono per tutti perché il livello di approfondimento delle conoscenze e delle esperienze che verranno svolte in questi laboratori viene sempre calibrato in base al livello degli studenti. Perciò per quanto riguarda la scuola primaria si starà più su un livello di osservazione, di poter sperimentare, potersi fare delle domande per arrivare a capire il perché delle cose senza chiaramente arrivare a magari una formalizzazione matematica, piuttosto che fermandosi nel capire le caratteristiche fondamentali che distinguono il suono dalla luce, per esempio. Ecco, mi sposto nel secondo laboratorio, che fisicamente si trova in un piano differente di questa struttura appunto dei nostri laboratori, che è il laboratorio della luce. Entro anche in questo caso in questo laboratorio dove a tema chiaramente c'è la luce che attraverso alcuni esperimenti, noi riusciremo a capire qualcosa di più su questa onda particolare che è l'onda luminosa. Ecco, protagonista di questo laboratorio è il fenomeno dell'arcobaleno, che vediamo qua sopra, innanzitutto riproposto attraverso un fascio di luce, una goccia d'acqua, perché partiamo da un modello semplice per poter osservare il fenomeno, come vediamo qua sopra, farci delle domande e attraverso una serie di altri esperimenti, come per esempio un laser che attraversa una goccia, un modello di goccia d'acqua, vedere come si distribuiscono i colori dell'arcobaleno, piuttosto che poter continuare il nostro percorso facendo passare questa volta il nostro fascio di luce attraverso 100 gocce di acqua, una in fila all'altra, per vedere che effettivamente l'arcobaleno è un oggetto virtuale, poter capire come si fa a trovare un arcobaleno veramente nel cielo dopo una pioggia. Tutti vedono lo stesso arcobaleno, dobbiamo trovarci in una determinata posizione. Ecco, tutto questo affrontato sempre in un certo modo per i bambini della primaria, in modo molto più approfondito per i ragazzi della secondaria, fino alla secondaria di secondo grado, dove parleremo anche dell'angolo limite, per esempio, della banda di Alessandro, dell'arcobaleno secondario. Ecco, mentre magari per la scuola primaria ci fermeremo nel comprendere quali sono le caratteristiche della luce. La luce si riflette, la luce avviene una rifrazione, e quando avviene una rifrazione, che cos'è questa rifrazione, che magari sembra una parola difficile, ma attraverso l'osservazione di alcuni semplici esperimenti capiremo che è una cosa comprensibile da tutti noi perché ne facciamo esperienza. Ecco, qui in fondo vedete una grande struttura dove viene messo in scena proprio un vero e proprio arcobaleno indoor, quindi dove noi, dopo aver osservato che cosa serve per creare un arcobaleno, lo creeremo realmente nella stanza e se abbiamo capito tutto quello che ci serve per avere un arcobaleno e poterlo osservare, sapremo anche dove metterci in questa stanza per poter vedere veramente l'arcobaleno. Allora non mi dilungo troppo perché potremmo parlare ore di ciascuno di questi laboratori. Mi sposto velocemente nel terzo laboratorio, che è il laboratorio del suono, il laboratorio appunto dove qui a tema c'è l'onda, le onde sonore, e anche in questo caso faremo esperienze per cercare di capire innanzitutto attraverso semplici esperimenti che cos'è il suono. Il suono è un'onda, ma perché? Che cosa di diverso dall'onda luminosa? Per esempio, proveremo attraverso dei software a capire che cosa cambia quando cambia la frequenza di un suono, cosa cambia quando cambia l'ampiezza di un suono. Proveremo a
a capire anche come i materiali influiscono sul suono. Qui sto entrando virtualmente in un tunnel composto da materiali di diverso tipo, materiali fonoassorbenti, materiali riflettenti, e perciò ci chiederemo come mai, per esempio, un teatro viene costruito con certi materiali e magari invece un luogo dove devo suonare lo costruisco in una maniera diversa, dove voglio isolare dal rumore utilizzo materiali differenti. Ecco. Per i bambini più piccoli, appunto, ci faremo questo tipo di domande, per i ragazzi più grandi della secondaria introdurremo i temi dell'acustica geometrica. Mentre passo velocemente a quest'altra zona del laboratorio del suono, dove parleremo di ultrasuoni, di come possiamo utilizzare la tecnologia per calcolare le distanze in base ai suoni, in maniera semplice. Per esempio, vedete qui un modello di pipistrello che utilizziamo per i bambini più piccoli, in maniera più complessa attraverso altri strumenti per i ragazzi più grandi. Qui abbiamo invece il tunnel dove vediamo. Possiamo fare, sperimentare che queste sono due parabole, il corridoio delle parabole, anche i suoni si riflettono, come possiamo sfruttare la riflessione del suono. Okay. E così, appunto, diciamo a grandi linee vi ho cercato di portare come se fossimo in presenza in questi luoghi. Qui vedete dei semplici esperimenti che utilizziamo nella scuola primaria, e di cui poi dopo vi parlo per un'altra ragione, ma prima di uscire da questo tour virtuale vorrei portarvi al quarto dei nostri laboratori, che è l'esperienza esplorando l'universo. Noi infatti al di fuori, subito fuori dalla nostra struttura, degli altri laboratori, abbiamo il nostro planetario, che è un planetario digitale, piccolo ma accogliente. Adesso vediamo di entrare, ecco qua, siamo qui nel nostro planetario che ospita 33 posti a sedere, quindi dedicato sostanzialmente a ciascuna classe, cioè ogni classe si troverà a visitare da sola lo spettacolo del planetario che deciderà di prenotare. Ecco, quindi ogni lezione è dedicata alla singola classe, un planetario digitale in cui è possibile affrontare temi di ogni tipo e si possono vedere anche proiezioni di filmati full dome, cioè proiettati in cupola, molto immersivi, in cui in modalità film, diciamo, si affrontano vari argomenti di ogni tipo, molto coinvolgente come spettacolo. Ecco. Anche in questo caso i temi sono rivolti a tutte le età. Abbiamo un catalogo di proposte dedicato proprio a chiunque. In questo caso mi sento di dire fin dalla scuola dell'infanzia fino ai ragazzi grandi, perché lo spettacolo del cielo è sempre affascinante per tutti. Cos'altro dire? Innanzitutto, una cosa fondamentale del lavoro di questi anni è che, come dicevo all'inizio, è importante per noi il rapporto con le scuole, con gli insegnanti, e per cui tante volte questi laboratori sono stati rimodulati sulle esigenze della singola classe. Per cui qualche volta ci è stato chiesto, faccio alcuni esempi, un approfondimento sui terremoti nel laboratorio delle onde, ci siamo attrezzati per poterlo realizzare, un tema particolare da affrontare nel planetario, nel limite delle nostre possibilità, siamo sempre venuti incontro a tutte le esigenze, e molti anche degli argomenti che trovate sul portale che vi ho mostrato prima, quindi nella sezione torno. Dove eravamo nella sezione imparare con noi, derivano proprio dal rapporto con voi insegnanti, da richieste che ci sono state fatte nel tempo e che noi abbiamo cercato di soddisfare attraverso materiali da noi prodotti. Ecco, tutto ciò che vi ho fatto vedere ora con il tour virtuale, appunto, lo trovate nella sezione FLABS, scusate, qua sotto, Laboratori Didattici FLABS, che però, come vi ho detto, attualmente non sono prenotabili perché appunto riapriranno con ottobre del prossimo anno. Ma proprio perché non abbiamo voluto lasciare questa proposta, quest'anno abbiamo introdotto questa nuova proposta chiamata Flabs at School, di cui tutte le informazioni le trovate partendo da questo box che trovate in home page.
Che cosa sono i Flow Step School? Sono laboratori, sono gli stessi temi che trovate, che avete visto nei laboratori in presenza, che abbiamo visto nel tour virtuale, trasformati digitalmente. Che cosa vuol dire? Che anziché prenotare la visita fisicamente nei laboratori, viene prenotata una riunione a distanza, una riunione a distanza con noi, ecco perché gli alunni, le vostre classi verranno accompagnati in questi laboratori o nei Flaps at School a distanza da guide esperte che sono laureati in fisica, laureandi in fisica, studenti degli ultimi anni delle facoltà scientifiche come fisica, ingegneria, oppure qualche volta ci sarò io stessa. Sono sempre laboratori con visita guidata accompagnata da personale esperto, soprattutto esperto nel come accompagnare i diversi gradi scolastici, quindi in grado di modulare, diciamo, il proprio modo di parlare e di semplificarlo quando c'è bisogno, di approfondirlo quando invece è necessario approfondire le tematiche. Nel caso di Flaps at School, la proposta appunto è una proposta, una riunione a distanza in cui però si cerca di essere il più interattivi possibili. Quindi, che cosa serve per prenotare un laboratorio Flaps at School? Serve una LIM, serve una classe che abbia voglia di ascoltare e potete scegliere di prenotare qualunque tema, quindi laboratorio della luce, del suono, delle onde o la visita al planetario. Visita al planetario che chiaramente non sarà in cupola, ma sarà su schermo piatto, che sarà lo schermo della vostra LIM. L'unica accortezza che si chiede in questo caso, nel caso del laboratorio dell'universo, è poter oscurare la classe in cui vi trovate, perché dovendo osservare il cielo stellato è necessario che ci sia la condizione per poter guardare bene. E quindi è necessario, molto spesso mi dicono, non abbiamo le tapparelle per poter creare una situazione di buio nella classe. Ecco, questa può essere l'unica situazione problematica nel prenotare il laboratorio dell'universo. Abbiamo bisogno che ci sia il buio. Ecco. Detto questo, come fare a prenotare? Andrò velocissima su questo punto. Voi trovate tutte le informazioni sui Flaps nel box Info e Prenotazioni, dove al momento troverete le informazioni che riguardano i Flaps at School, proprio perché al momento i Flaps in presenza non sono prenotabili, ma da ottobre sì. Quindi da questa sezione voi potrete accedere alla prenotazione dei Flaps at School. Come si fa a prenotare? Allora, vi troverete, selezionando l'esperienza che volete prenotare, a segnare se siete una scuola primaria, quante classi volete portare, in visita, in che periodo. Mettiamo da qui a fine anno scolastico, per esempio, e vi troverete in questa schermata. In questa schermata che cosa succederà? Qui, cioè, vedete questi box in grigio perché non sono prenotabili in questa settimana perché sono già esauriti. Da questo momento in poi, quando vedete i box che si colorano di blu, è possibile prenotare il laboratorio, si può prenotare in due fasce orarie. Dalle 9:30 alle 10:30 la prima fascia, oppure dalle 11 alle 12:30 la seconda fascia. I laboratori sono disponibili il martedì e il giovedì in queste due fasce orarie. Comunque è piuttosto intuitivo il sistema di prenotazione, si va a vedere quando ci sono le fasce disponibili, le fasce vengono inserite a carrello. A carrello avrete un riassunto di quello che avete prenotato e riceverete poi una mail con tutte le indicazioni per come effettuare il pagamento e come potervi collegare, ricevere quindi il link di collegamento all'esperienza. Ecco, appunto, tra tutte le proposte che vi abbiamo detto finora, queste sono le uniche proposte a pagamento che vanno prenotate, perché appunto vengono guidate per ogni singola classe da una guida. Detto questo, vi porto nell'ultima sezione, che è la sezione degli eventi, per passare poi la parola a Benedetta Cappellini, che ci mostrerà, ci parlerà del primo evento in ordine temporale che ci sarà da qui in poi. Allora, qui nella sezione eventi trovate appunto l'Open Day che stiamo vivendo in questo momento, e qua sotto il prossimo evento importante per le scuole, gratuito, di cui
Passo la parola a Silvia che vi presenterà appunto Benedetta e niente, io rimango a disposizione per eventuali domande successivamente. Grazie. Allora, interrompo la condivisione. Allora, grazie intanto Chiara, sei stata chiarissima. Allora, appunto, il prossimo evento si chiama Settimana dell'Astronomia. È un evento che è giunto alla sua terza edizione ed è una settimana intera dedicata ai temi dell'astronomia. Quest'anno il tema sarà l'universo invisibile, materia ed energia oscura ed è realizzato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente in collaborazione con l'associazione scientifica Euresis, di cui appunto Benedetta fa parte. La settimana è ricca di iniziative, nello specifico è proposta una mostra per le scuole secondarie di secondo grado. Se qualche scuola secondaria di primo grado vuole partecipare, noi potremo comunque adeguare la spiegazione, per cui non fatevi scrupolo. Poi ci saranno due conferenze alla mattina dedicate alle scuole e tre conferenze serali dedicate a tutto il pubblico. A Benedetta abbiamo chiesto di aiutarci, insomma, di introdurci un po' la mostra che tutto, insomma, l'evento e la mostra che quest'anno verrà proposta nella settimana dell'astronomia. Per cui lascio subito la parola e poi per qualsiasi domanda alla fine mi raccomando. Buongiorno a tutti. Allora, direi che anche io è bene che faccia partire la condivisione. Allora, se mi evidenza. No. Allora, dovreste vederlo tutti bene perché a me risulta riquadrato. Questo è il sito della Settimana dell'Astronomia di cui Silvia vi stava raccontando, che appunto è questa settimana tutta dedicata al cielo. L'edizione di quest'anno, diciamo, prosegue l'edizione dello scorso anno, che si chiamava anche in quel caso l'Universo Invisibile, ma lo scorso anno ci siamo dedicati ai buchi neri e alle onde gravitazionali, anche questi due argomenti non semplici. Quest'anno invece il tema principale sono la materia e l'energia oscura. Come hanno già detto tutti, la mostra anche quest'anno è in formato digitale, ci auguriamo di poter tornare presto come la prima edizione in presenza. Questo è il sito di quest'anno. La mostra virtuale di quest'anno non è ancora pronta perché stiamo ultimando le ultime cose, però ho pensato per prima cosa di darvi un'idea di come diciamo la fruizione virtuale della mostra. E allora vi faccio vedere la mostra dello scorso anno, quindi questa era l'edizione 2020-2021, la struttura del sito è la stessa, quindi ci sarà il link alle conferenze proposte e alla mostra. Quindi andiamo a vedere la mostra. E era possibile entrare all'interno di questo ambiente virtuale che si sta caricando, eccolo qua. Dobbiamo aspettare che questa schermata vada via, eccola. È lo stesso ambiente virtuale che ha mostrato prima Silvia quando faceva vedere tutte le proposte. Era possibile entrare all'interno della mostra e questo è quello che uno, anche questo titolo deve andare via, e questo era quello che uno si trovava davanti, quindi dei pannelli virtuali ovviamente in cui poter navigare. Ognuno di questi pulsanti, come vedete, cambia colore quando gli si clicca sopra. Cliccando sopra ognuno di questi si accede al contenuto. Adesso se ne ricordo uno che partiva senza audio. Proviamo a cliccare. Ecco qua. Possiamo iniziare ad. C'era. Comunque, cliccando su ognuno di questi contenuti si può visitare la mostra per intero, passando da una sezione all'altra.
Io vedo che nel mio caso stiamo andando un po' lentamente, ma probabilmente perché è la condivisione che rallenta un pochino. E questo sarà esattamente lo stesso spazio virtuale che troverete anche quest'anno. Naturalmente sarà allestito con una mostra nuova, anziché quella su buchi neri, onde gravitazionali. Quindi il tema, materia ed energia oscura. Il termine, diciamo, poco fantasioso con cui gli astrofisici chiamano queste due componenti dell'universo, oscura, è perché di queste due componenti sappiamo poco o niente. Non sappiamo di che cosa sono fatte, non sappiamo esattamente cosa siano. Allora perché ne parliamo? Il motivo per cui ne parliamo è perché dalle misure astronomiche, astrofisiche, noi sappiamo che c'è qualcosa che non torna, che non capiamo bene. E quindi dobbiamo introdurre l'esistenza da una parte di un tipo di materia e dall'altra di un tipo di energia che non corrisponde a materia e energia con cui noi siamo familiarmente a contatto. Quindi la materia ordinaria che compone le cose che noi abbiamo intorno, quindi atomi, particelle elementari, fotoni, non può comporre questo tipo di materia perché ha caratteristiche completamente diverse. Ne abbiamo evidenza su moltissime scale nell'universo, quindi nelle galassie, negli ammassi di galassie, su tutto l'universo. Quindi è difficile pensare che sia completamente un abbaglio. E nonostante questo, però, la sua natura è ancora completamente sconosciuta. Quindi sappiamo che c'è, ma non sappiamo che cos'è. Ci sono, non esagero, migliaia di scienziati al lavoro da decine di anni che stanno cercando di risolvere questo mistero con diverse metodologie, quindi osservando il cielo oppure costruendo esperimenti sottoterra oppure al CERN di Ginevra, cercando di ricreare questa materia oscura, ma ad oggi risultati convincenti non ce ne sono. E quindi mostreremo sia le osservazioni, quali sono le osservazioni che dagli anni 30, diciamo, hanno introdotto il concetto di materia oscura, che tutto lo sforzo scientifico che si sta facendo oggi per cercare di capirla. Quindi se dagli anni 30 parliamo di materia oscura, negli ultimi invece, dagli 20 anni direi, parliamo anche di questa energia oscura e l'abbiamo introdotta perché vediamo che l'universo, a differenza di quanto ci aspetteremmo, sta accelerando la sua espansione. Noi ci aspetteremmo un rallentamento dell'espansione perché la materia contenuta all'interno dell'universo, che interagisce gravitazionalmente, dovrebbe frenare, diciamo, l'impeto del Big Bang. Questo non avviene e non si sa ancora quale sia l'energia responsabile di questa accelerazione. Quindi anche in questo caso abbiamo visto qualcosa che non ci torna, ma non siamo ancora riusciti a spiegarla. E di nuovo questa sezione della mostra mostrerà che cosa abbiamo visto e quindi perché abbiamo fatto questa ipotesi e al contempo perché, diciamo, che cosa stiamo facendo per riuscire ad osservarla. E questa è la, diciamo, questa è la mostra. La mostra durerà una settimana intera, sarà possibile prenotare le visite guidate per le classi virtualmente, quindi sarà tutto online. La visita guidata durerà un'ora e mezza circa e sarà disponibile sia al mattino che al pomeriggio. In alcune fasce orarie, in altre fasce orarie invece ci saranno delle lezioni, come accennava prima Silvia, quindi il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera ci saranno le serate per il pubblico, alternati a questi giorni, il martedì e il giovedì ci saranno invece due conferenze per le scuole al mattino. Naturalmente durante le conferenze mattutine non si potrà prenotare una visita guidata. Non so Silvia se volevi che io entrassi nel dettaglio anche delle singole conferenze. Magari in quelle della mattina. In quelle della mattina? Scusate, non preciso solo una cosa, questa è una proposta che è completamente gratuita. Allora, le conferenze del mattino saranno due, una sulla materia oscura e una sull'energia oscura, che sono i due temi della mostra. Sull'energia oscura abbiamo invitato a parlare Michele Moresco, che
che è ricercatore presso l'Università degli Studi di Bologna e che lavora praticamente da sempre, da quando ha iniziato a fare l'astrofisico, sulla missione spaziale EUCLID, che è una missione spaziale a guida italiana, che ha come obiettivo quello di capire l'energia oscura. Quindi abbiamo invitato due ricercatori che di mestiere nella vita si occupano di questo, proprio perché possano parlarne dal di dentro della ricerca. E Michele sarà il giovedì mattina. Il martedì mattina invece abbiamo invitato Paolo Gorla, che è ricercatore presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Diciamo, in Italia abbiamo un altro, diciamo, polo di eccellenza della ricerca, che è questo laboratorio sotterraneo che c'è sotto il Gran Sasso, diciamo che è uno dei due poli mondiali essenzialmente, che ce n'è uno qui e uno in America, che fanno questo tipo di studi, e lui racconterà nello specifico uno dei tre modi, che è appunto quello di costruire questi grandi esperimenti sottoterra, in cui si sta cercando di svelare la natura della materia oscura, e quindi spiegherà anche perché per guardare il cielo sono finiti sottoterra a farlo, che sembra una contraddizione, ma insomma vi mostrerà perché invece non lo è. Grazie Benedetta. Allora, se avete delle domande, questo è il momento. Non siate timidi. E ne approfitto per aggiungere un'informazione io, allora, se... Pensavo vorresti fare una domanda. Faccio un'altra domanda. No, in attesa delle vostre domande, volevo dire questa cosa che... per quanto riguarda i FlavSat School, quindi le proposte dei laboratori a distanza... per renderli interattivi maggiormente, liberamente c'è la possibilità di realizzare prima in classe alcuni esperimenti di cui, soprattutto per la scuola primaria, alcuni esperimenti di cui vi daremo istruzione, per chi vuole costruirli in classe per poterli utilizzare durante il laboratorio. Se non ci fosse questa possibilità, nessun problema, li utilizzeremo noi da remoto. È arrivata una domanda, aspetta. È possibile visitare virtualmente anche la mostra dello scorso anno? Grazie. È possibile visitarla? Sì, come non con la visita guidata, potete entrare e visitarla. C'è l'audioguida che vi accompagna, ogni pannello ha un contenuto spiegato dall'audioguida. Se c'è ancora la insegnante Elisabetta Freri, mi saluti la dottoressa Marta Chioffi. Senz'altro. Ok. Grazie. Speriamo che vi sia servito, che sia servito questo incontro. Comunque noi appunto lo abbiamo registrato e quindi lo caricheremo sul sito questo qui, flabs, www.flabs.it, per cui potete guardarlo e potete suggerire magari ad altri colleghi di andare di vederlo, insomma, perché... E poi, veramente, non fatevi scrupolo, se avete bisogno chiamate, perché noi siamo qua... Cioè, l'idea che... Cioè, quello che io ci tengo a farvi... Che passi, insomma, questo messaggio, è che tutto quello che noi facciamo non lo facciamo perché vogliamo fare una cosa per noi, ma è... Vogliamo creare qualcosa che sia utile a voi insegnanti, per cui, nei limiti del possibile, noi cerchiamo sempre di venirvi incontro e di... costruire anche qualcosa insieme, insomma, per cui voi chiamate e noi ci siamo. Va bene. Grazie mille. Silvia, c'è una sulla chat. Sì, c'era una domanda sul bando. Certo che vi mandiamo, sì assolutamente, noi vi mandiamo tutto, appunto se voi siete d'accordo noi possiamo utilizzare le mail che voi avete utilizzato per prenotarvi e vi mandiamo tutte le comunicazioni di volta in volta, così appunto come dicevo magari lei non era collegata ancora, però vi abbiamo un po'
inondato, no, di messaggi, di proposte. Poi adesso man mano che accadono, cioè adesso ci sarà la settimana dell'astronomia, vi manderemo tutto il materiale, poi ci sarà il bando, poi ci sarà la fiera dell'educazione ambientale, poi FLAPS, insomma, se voi siete d'accordo, noi vi teniamo informati, insomma, perché pensiamo che possano essere delle proposte utili per voi. Ok. Comunque troverete anche nella sezione eventi di flabs.it tutte queste informazioni di volta in volta. Esatto. Ok, va bene. Tanto noi ci siamo già sentite. Ok. Benissimo. Va bene, allora io direi grazie e alla prossima. Va bene? Grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Buona serata. Grazie, arrivederci. Quanto è carino. Arrivederci.